Si è tenuto presso la sala conferenze il primo incontro provinciale La famiglia che c'è. I dati Istat che fanno riferimento a questi anni di crisi 2008-2012 indicano chiaramente lo stato di difficoltà attuale delle famiglie della provincia di Caltanissetta. Oltre la metà di esse, 53,9%, ha difficoltà ad arrivare a fine mese contro il 37,8% della media nazionale. Eppure la nostra provincia possiede capacità silenti inespresse. È quanto emerso nel corso dell'incontro. Sì, un interessante convegno che ha ad oggetto la famiglia, il ruolo che ha la famiglia nella vita quotidiana. Il mio sarà un intervento legato all'aspetto del quale mi occupo attualmente presso il Comune di Caltanissetta, cioè dire come intervenire tenendo in considerazione gli aspetti relativi al quoziente familiare nella tassazione comunale. Sono certo che usciranno fuori una serie di argomenti dai quali partire per poter mettere la famiglia al centro di ogni decisione. Il convegno di oggi è tutto dedicato alla famiglia, la famiglia che c'è a Caltanissetta. A Caltanissetta, come nel resto del mondo occidentale, la famiglia sta vivendo un momento di crisi unico. Non si può più parlare di famiglia, ma di famiglie e forse neanche di famiglie così come noi le conosciamo. L'organizzazione a livello mondiale della politica sta condizionando un'organizzazione della società in cui la famiglia non c'è più come un tempo e non ha gli aiuti, i sostegni di prima. Qui a Caltanissetta abbiamo calcoliamo almeno 8.000 disoccupati, abbiamo 700 famiglie che non hanno una casa propria, i trasferimenti dello Stato non aiutano più la famiglia come un tempo con i servizi che prima sostenevano la famiglia e le persone più fragili della famiglia come gli anziani e i minori. Nonostante tutto questo, noi stiamo come amministrazione cercando di realizzare senza mezzi, a costo zero, tutta una serie di iniziative. All'interno di Caltanissetta per Caltanissetta, ad esempio, un'associazione sta garantendo